Benvenuti alla settima lezione concerto del Conservatorio di Torino. Ascolteremo il concerto della classe della professoressa Cigolini presente. E il concerto di oggi pomeriggio è abbastanza particolare, siamo proprio per fare una sorta di piccolo viaggio nella Parigi salottiera dell'Ottocento, della fine del 1800, perché in qualche modo tutte le composizioni che ascolteremo questa sera risalgono come periodo di composizione tra il 1880 e il 1890, proprio del secolo scorso. Interessanti sono soprattutto la Petite Suite di Claude Debussy e Espagne di Manuel Chabrier, perché le ascolteremo soprattutto in versioni abbastanza inusitate, abbastanza raro sentire queste versioni, cioè per due pianoforti a otto mani, come potete vedere. In effetti si tratta di due trascrizioni, infatti il lavoro di Debussy è originariamente per pianoforte a quattro mani, il lavoro di Chabrier è originariamente per orchestra. Per quanto riguarda questa prassi di suonare pianoforte a quattro mani, forse si può fare un breve cenno, poiché era un'abitudine che era molto diffusa almeno fino al poco prima della metà di questo secolo, era ancora molto diffusa proprio perché era l'unico modo per avvicinarsi alle opere orchestrali sinfoniche, laddove non c'erano ancora i dischi, non ci si poteva mettere sul disco della quinta di Beethoven, ma l'unico modo per venirne a contatto era o andare a sentire un concerto oppure avere in casa questi piccoli pamphlet abbastanza voluminosi dove c'erano le trascrizioni per pianoforte a due mani, per esempio, e lì si poteva suonare direttamente in casa e così venire a conoscenza di questi brani. In realtà, accanto a queste trascrizioni di lavori quindi abbastanza famosi, come le sinfonie di Schubert, di Beethoven, di Mozart, c'è anche un altro abbondante repertorio di letteratura originale, che nasce proprio originale per pianoforte a quattro mani. È il caso, per esempio, di ricordare non su tutti le danze ungheresi di Brahms, per esempio, ma molti lavori, come anche molti capolavori di Schubert, nascono originariamente proprio per pianoforte a quattro mani. Alle opere originali e alle trascrizioni viene ad aggiungersi però anche un terzo tipo che occupa una posizione intermedia tra queste due categorie precedenti, e cioè la versione autonoma a quattro mani di una composizione. Si possono giusto fare due esempi che sono abbastanza importanti nella storia della musica. Per esempio Beethoven, che editò col numero d'opera 133 la grande fuga per quartetto d'archi, che era appunto originariamente per quartetto, e la trascrisse lui stesso per pianoforte a quattro mani e la editò fuga. Un altro lavoro importantissimo era per esempio Brahms, le variazioni sul tema di Haydn, che nacquero per orchestra, ma egli fece uscire ancora prima delle versioni orchestrali, con il libro, con edizione, per pianoforte a quattro mani, proprio perché era anche l'unico modo per assaggiare un po' il consenso e il senso del pubblico, visto che non c'era ancora un periodo pubblicitario o un certo di promozione. Venendo a Debussy, le trascrizioni del maestro francese originali da lui fatte, dei suoi lavori, sono, da ricordare due soprattutto, sono della Mer, con la sinfonica La Mer, e del preludio alla Clementine d'Anfon, trascrizioni che lui stesso aveva condotto. Si tratta ovviamente di lavori che nascono per orchestra e che nelle trascrizioni per pianoforte vengono a perdere tutto un colorito che poi è la nota fondamentale dei lavori di Debussy per orchestra. Ben diverso ovviamente è il caso della Petite Suite che stiamo per ascoltare. Infatti è una composizione che nasce originariamente per pianoforte a quattro mani ed è la prima composizione originale di Debussy proprio per questo tipo di organico. È datata dal 1888-1889, quindi una composizione degli anni giovanili della gioventù, nasce nel 1862 Debussy, e stilisticamente mostra un compositore che è già in pieno cammino su quella strada poi da lui compiuta per liberarsi della tradizione del pezzo per pianoforte romantico, appunto ereditato dal secolo precedente, e che poi accostata a capolavori dell'epoca più matura, come la suite di Bergamasco o quello piano, diventa veramente, garantisce poi la realizzazione di una nuova forma del pezzo per pianoforte. Si tratta di una suite, Petite Suite è una suite di quattro brani, tre di questi quattro brani sono delle danze che in qualche modo si riferiscono a un sapore perduto, un'epoca arcaica, viene immediatamente in mente i lavori di Bach, le suite per pianoforte di Bach, per cui dicendo ovviamente Bachiane, che sono una collezione di danze. In Debussy accade più o meno la stessa cosa, tre di queste appunto sono delle danze e sono dei lavori che utilizzano abbastanza spesso dei procedimenti, degli arcaismi, dei procedimenti arcaici, non soltanto nell'utilizzazione per esempio di tonalità ecclesiastiche, ma anche proprio nell'atteggiamento essenziale dell'elaborazione del lavoro e dell'armonia del lavoro. Soprattutto si può ricordare il terzo brano, che si intitola Cortège. Il titolo di questo brano fa un'esplicita allusione a una poesia di Verlaine che poi si musicherà più tardi nelle Fête Galante. Cortège, sarà proprio il terzo brano, dipinge nella poesia di Verlaine il quadro di un corteo graziosamente grottesco, con una scimmia vestita di brocato e un negro in abito rosso,
che accompagnano con sguardi indiscreti l'apparizione di una dama che pare insensibile alle curiosità dissimulate di questi due curiosi osservatori. Il secondo, mi corregge giustamente la professoressa, protegge il secondo brano. Chiedo scusa. In questo brano, così come negli altri, la musica di Debussy è notevole soprattutto per il suo alto grado di stilizzazione musicale, come sentiremo. La cosa da ricordare di questa trascrizione è che si tratta di una versione operata da Paul Debussy, che è un compositore che è scomparso di recente, nel 1973, e che garantisce in qualche modo una realizzazione molto fedele al lavoro di Debussy, poiché è stato uno studio di Debussy che ha composto proprio sulla scia dell'orma lasciata dal suo maestro. Invece la versione per due pianoforti a otto mani della Rapsodia dell'orchestra Espagna di Chabrier è realizzata da Camille Chevillard ed è stata redatta proprio sotto gli occhi dell'autore. Possiamo anche qui ritenere che non sia nulla di aggiunto arbitrariamente, poiché lo stesso Chabrier aveva suonato in privato sugli NDC molte volte al pianoforte questo lavoro, egli stesso ne aveva redatto una versione per pianoforte e quindi era sicuramente l'aveva suonato troppe volte per tollerare una versione stampata diversa dalla sua. Per ricordare due cose su questo personaggio, Philippe Chabrier non fu mai molto famoso come compositore, era un impiegato del ministero e egli stesso si dichiarava un dilettante della composizione. Infatti non possedeva alle spalle dei soliti studi, tutto quello che per altri maestri magari era proprio un esercizio di composizione, per lui diventava immediatamente qualcosa di molto faticoso e di molto laborioso. E aveva raggiunto i 40 anni senza ancora farsi conoscere dal pubblico. In effetti fu proprio Espagna, che possiamo ascoltare questa sera, a dargli un buon successo. L'occasione della composizione di questo lavoro è data da un viaggio da lui compiuto in Spagna, appunto nella penisola iberica, nel 1882, dove era rimasto suggestionato e colpito dalle danze e dei ritmi popolari molto passionali e vigorosi di quel paese. E ne aveva notati parecchi e di ritorno a Parigi aveva elaborato una composizione, nata per pianoforte, la fece sentire per pianoforte due mani, la fece sentire al suo amico Charles Lamoureux, che poi era un direttore d'orchestra francese in quel periodo, che dedicatario, destinatario di questo lavoro di Chabrier, il quale mi disse di orchestrarlo immediatamente poiché aveva veramente una brillantezza e un vigore inusitati e molto interessanti. Ascolteremo questo roteare vigoroso, porticoso di danze e melodie originali, che essenzialmente sono articolate le une con le altre basandosi su due moduli fondamentali di danze spagnole. Una è la giota e l'altra è la maraghegna. Magari con l'ausilio della professoressa Cicoli vi posso giusto far sentire che cosa sono in sostanza le due danze di Chabrier dette in gioco. Possiamo sentire un esempio della giota.
canzone, la cui celebrità sicuramente non ha bisogno di essere né ricordata né giustificata. Ricordo che Saint-Saëns, l'autore, fu non solo uno dei compositori di spicco più famosi della seconda metà dell'Ottocento francese, ma al tempo era celeberrimo soprattutto come organista, dalle incredibili doti improvvisatrici, e soprattutto come organizzatore di tanta di grandissimo senso civile, organizzatore di grandi stagioni di concerti, era una personalità di spicco anche nell'insegnamento, insegnante di pianoforte, di composizione anche proprio al Conservatorio di Parigi, e anche all'École Niedermayer, che era una celeberrima scuola di pianoforte francese. In effetti la prima idea per la composizione del Carnevale degli Animali venne a Saint-Saëns proprio negli anni in cui era insegnante alle Conti Niedermayer, siamo nel 61 o forse secondo il 64 dell'Ottocento, quando si trovò a dover affrontare il problema della ricreazione musicale dei suoi piccoli allievi. La mancanza di tempo gli impedì di concludere questo progetto, lo riprese vent'anni dopo e l'occasione fu la possibilità di fare una divertente sorpresa al concerto annuale del Martedì Grasso, tenuto dal suo amico violoncellista Lubuc. Fu proprio con Lubuc e con altri suoi colleghi che eseguì il concerto per la prima volta questa composizione e fu un grandissimo successo fin dalla prima volta, che attirò persino al tempo la curiosità di un compositore così diverso da Saint-Saëns come Liszt. Egli infatti volle che fosse organizzata una esecuzione privata apposta per lui, tale era il suo interessamento per questo brano. Da allora in poi la popolarità di questo lavoro è andata sempre crescendo, anche perché è diventato quasi un testo scolastico in qualche modo, utilizzato da molti professori di musica per mostrare agli allievi le caratterizzazioni musicali che Saint-Saëns ha fatto dei vari animali. Il sottotitolo appunto messo da Saint-Saëns a questo lavoro infatti recita Fantasia zoologica per piccola orchestra. Si tratta infatti di 14 quadretti descrittivi che vanno dalla marcia introduttiva del leone alle galline, ai galli, alla descrizione degli animali, fino a animali abbastanza misteriosi e inusitati, quali sono gli enioni. Si tratta di quadrupedi molto veloci e selvatici indomabili che provengono, sono originari della Mongolia e della Siberia e che hanno stanno un po' metà strada tra il cavallo e l'asino, anche la parola lo dice. E poi le tartarughe, per esempio, nel quale il brano poi con grande ironia e sarcasmo Saint-Saëns introduce il momento finale del balletto di Offenbach, quello che poi è diventata la musica dell'Orfeo in Inferno, quello che poi è diventata la musica poi del Cancan. Molto rallentata, molto distesa e l'abbinamento è molto divertente, molto curioso. A testimonianza della grande ironia con cui Saint-Saëns volle prendere in giro il mondo accademico parigino e quello del suo periodo, del mondo scolastico, direi soprattutto il brano Pianisti, nel quale appunto sentiamo una successione di scale, che sono poi scale che si effettuano per studiare e che diventano un materiale per una vera e propria elaborazione musicale. Ci sono ancora altri momenti che sono particolari di questa composizione, ci sono anche meravigliose oasi poetiche anche, tra le quali spicca sicuramente il brano probabilmente più famoso del Carnevale degli Animali, che è il Cigno, intonato dal violoncello con l'accompagnamento del pianoforte, anche altri momenti come per esempio quello dell'Acquario. Vi lascio l'ascolto.
Grazie.